allora ci andiamo a occupare dell'altra metà del cielo, per la gioia dei tuoi occhi. Ne chiamate altri così che me ne vado subito. Sempre per la sezione cinema, la migliore interpretazione femminile. Ma tu ce l'hai questi soldi? E secondo te? Ti prego, Giorgio, non mi rovinare. E per la cappella? Quale cappella? La cappella del cimitero, della vostra famiglia. Prima la casa, poi la cappella. Però c'è stato un colpo di fortuna. La cappella accanto alla vostra è vuota e si è estinta la famiglia. Ma sei matta, ma che... Però le donne vanno e vengono come le carte ci ballano. Vieni. Così, grande. Molta fortuna. La migliore interpretazione femminile a Donatella Finocchiaro. Vieni qua Finocchiaro, corri. Per il film Sorelle Mai di Marco Bellocchio, eccola Donatella. Che ragazza fantastica, bacio, microfono. Ciao Donatella, grazie di essere qua. Intanto, insomma, io sento spesso dire che il cinema abbia piuttosto ruoli maschili, però insomma tu te la cavi benissimo in ogni tipo di ruolo, ci hai stupito anche nei ruoli brillanti. Questo è stato un anno importante per te, però se possiamo dire la vita è l'arte dell'incontro, un incontro importante è stato quello con Roberta Torre e anche con Marco Bellocchio, che ti ha voluto due volte. Sì, mi ha richiamato questa seconda volta, ma in realtà era solo per un laboratorio. Lui ogni anno fa un laboratorio nel suo paese d'origine, che è Bobbio, è un laboratorio che si chiama Fare Cinema, e da questo laboratorio il primo anno, il secondo anno dice dai facciamo un altro pezzettino, il terzo anno facciamo ancora un altro pezzettino, ho detto cos'è, una soap, non finisce più, queste Sorelle Mai, che diventava prima un corto e poi piano piano è diventato un lungometraggio, e ci ha fatto questa sorpresa quest'anno Marco, dice sai il film esce nelle sale. È un film molto delicato, molto intimo, parla di questa vita di provincia e c'è molto del grande maestro che è Marco Bellocchio. Perché non fai fai un film dove vai con uno brutto pelato di La Spezia? So che è fantascienza, dovremmo ma potrebbe fare essere... il casting prima. Quello brutto lo faccio io comunque. Beh, non si era capito. Da chi la facciamo premiare questa meraviglia, tutta inguaiata? Arriva il Pegaso d'Oro per Donatella Finocchiaro. Con applauso, forza, interpretazione ragazzi. Femminile. Guarda che vi state comportando benissimo, eh? State andando bene. In bocca al lupo Donatella, anche perché mia. Insomma non trascuri anche il teatro, quindi insomma magari ci farei qualche altra bella Alterno, sorpresa. Alterno, dove è possibile, sì. Grazie, Donatella grazie Finocchiaro.